Si parla spesso di mobile mapping system in relazione al tema della rigenerazione urbana. Che cos'è, perché è importante e quali vantaggi? La questione del mobile mapping system è una questione anch'essa centrale ed è anch'essa strettamente collegata al tema della rigenerazione urbana. Non c'è piano, progetto di rigenerazione urbana efficiente oggi che non si appoggi, che non sia fondato su un programma di mobile mapping system. Cosa intendo dire? Il rilevamento alla scala urbana ha subito, come dire, nel volgere degli ultimi anni una rivoluzione. Si è passati dal rilevamento tradizionale, come veniva fatto in passato, al rilevamento con l'uso di laser scanner, a questa nuova tecnica di rilevamento che è sempre basata su laser scanner, anzi su più laser scanner, i quali però sono montati su veicoli speciali, solitamente automobili, ma perché no, droni che possono sorvolare le città e i centri urbani. I laser scanner sono direttamente collegati ad un computer che nel caso del veicolo su ruote è presente all'interno del veicolo, restituiscono la nuvola di punti 3D che rappresenta la realtà che si vedono, rappresentano un numero elevatissimo, spaventoso di punti, quindi diciamo che è un rilevamento totalmente acritico della realtà. Questo rilevamento è al tempo stesso orientato e georeferenziato, con comodità a studio, secondo utilizzando dei software peraltro molto molto veloci, questo grande 3D alla scala urbana è reso misurabile in termini di segmenti e di aree, quindi è reso quantificabile, per esempio per una prima stima di carattere economico, ed è immediatamente disponibile per essere progettualmente elaborato e rielaborato. Quindi un sistema velocissimo che in poche ore, con dei costi naturalmente più elevati, ma che si ammortizzano molto per la rapidità con cui il sistema consente di procedere, in poche ore consente di monitorare, rilevare, rappresentare e rendere operativo per una riprogettazione una realtà urbana che altrimenti con una tradizionale scansione laser avrebbe avuto bisogno di probabilmente settimane se non mesi di lavoro. Quindi io direi che un sistema fondamentale dovrebbe essere acquisito da tutte le amministrazioni municipali, regionali. Sicuramente si diffonderà sempre più e bisognerebbe anche entrare nella logica del monitoraggio a cadenze fisse. Allora, se fosse ipotizzabile monitorare le nostre città, le nostre parti di città con dei rilevamenti di questo tipo a cadenze, per esempio annuali, potremmo avere automaticamente un'analisi aggiornata del degrado della città, di ciò che non funziona, degli abusi edilizi, per esempio delle crepe in un centro storico pericolante. Qualunque tipo di informazione possa costituire la base per un progetto serio di rigenerazione urbana.